Aldo. Oh, ciao. Chi si vede? Oggi ho il cuore pieno di sole e di domande per te. Beata te. E me in difficoltà, però. Aldo, che significa innamorarsi? Perché in si entra dentro qualcosa? Ma sai, quell'in è una parolina che si mette spesso per formare altre parole. Innamorarsi significa entrare in amore. Perché l'amore è qualcosa che vive indipendentemente da noi. Aldo Masullo, da sempre una delle menti più lucide della filosofia italiana, compie 96 anni e per l'occasione l'assessore alla cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele, ha organizzato un festeggiamento durante il quale sono stati anche presentati alcuni video che fanno parte della serie di cortometraggi della Volpe Sofia, in cui il professore risponde a domande di filosofia rivolgendosi ai bambini. Ciò che distingue la nostra umanità è il fatto che noi poniamo delle domande e abbiamo il dovere di rispondere. Le cose, prima di capirle concettualmente, vanno capite attraverso la vita, vanno capite attraverso il sentire, vanno capite attraverso l'emozione. Allora, il bambino di fronte a queste immagini, probabilmente, io lo spero, abbia il senso della sua importanza di bambino e della importanza che lui ponga delle domande agli adulti, ed abbia la sensazione che dagli adulti si può aspettare la risposta. Aldo Masullo è stato bravissimo a rispondere in modo brillante alle domande filosofiche della Volpe Sofia. Loro cresceranno in degli anni in cui moltissimi dei valori, dei lavori che le generazioni precedenti hanno realizzato non valgono più. E l'unica cosa che ci può permettere di creare bellezza, di creare, produrre nuovi lavori che possano mettere in comunicazione pensiero, cuore e parola è solo ed esclusivamente la filosofia. Nel giorno del suo compleanno, siamo noi a fare la sorpresa d'Aldo, nel senso di fargli un dono, ma ancora una volta è Aldo che fa un dono a Napoli e attraverso Napoli fa un dono a tutto il mondo. Perché quello che stiamo per presentarvi, vedrete alcuni di questi filmati, è una piccola, straordinaria enciclopedia, percorso, itinerario filosofico destinato ai più piccoli, destinato ai più giovani e giovanissimi. I rapporti tra i cittadini napoletani sono rimasti rapporti privati. Cioè ci sono gli amici che stanno con gli amici, i parenti stanno con i parenti, ma i cittadini non stanno con i cittadini. Questo è il punto centrale. E la città non potrà risorgere, esprimere tutte le sue enormi potenzialità, diventare veramente una città che, conservando dentro di sé tutto il suo passato, sia anche una città proiettata verso il futuro, se i suoi cittadini non riescono a diventare veramente partecipi in modo coeso di un progetto.